Bene, buonasera Roberto Laneri, Buonasera. musicista ar e artista di canto difonico, ma non solo. Siamo qui per Elapsus, il nostro webzine, a fare un'intervista culturale, musicale, sul suono e sulla musica. Allora, la prima domanda è questa, Roberto. Pensiamo, a coloro che sono poco avvezzi ai termini musicali, quindi prima di tutto, che cosa sono, in parole semplici, gli armonici, che sono lo studio principale della tua arte, diciamo, negli ultimi anni o negli anni? E, che cosa sono per l'appunto gli armonici in natura e nell'universo? Penso al suono della Allora, terra, ma anche delle stelle. Dimmi. sì. In acustica i suoni armonici si possono definire come gli elementi costitutivi del suono. In altre parole, un suono qualsiasi che noi sentiamo non è una cosa, un evento indivisibile, ma è formato di vari componenti che sono appunto i suoni armonici. Per cui il timbro di due strumenti diversi, di due voci diverse, il fatto ad esempio che noi distinguiamo tra lo stesso, tra la stessa nota, diciamo così, di una tromba o di un violino o di un soprano, dipende da quello che si chiama la costellazione dei suoni armonici o spettro anche, spettro acustico. In altre parole, il maggiore o minore peso relativo di armonici, alcuni armonici rispetto ad altri, determina il timbro dei suoni. Oh, la cosa importante, forse la più importante in tutto questo, è che questi suoni armonici si presentano con una misura d'ordine molto forte, nel senso che non a caso si dice che appartengono alla serie dei suoni armonici. Il termine serie lascia intendere che c'è un ordine in questa successione. E in questo senso i suoni armonici si ritrovano, cioè, voglio dire, la serie armonica si ritrova in molte manifestazioni della natura. Ad esempio, possiamo assimilare i suoni armonici alle particelle elementari a livello subatomico, oppure anche a livello di macrocosmo, alla conformazione dei sistemi solari, delle costellazioni e così via. Sì, e torneremo anche più avanti con un'altra domanda su questi concetti che hai appena esposto. Ho letto dalla tua biografia che hai iniziato a studiare il canto degli armonici e gli armonici fin dagli inizi della tua carriera musicale. E quindi ti chiedo, dal diploma classico che hai fatto in conservatorio di clarinetto, poi sei approdato in America alla composizione e dal jazz che hai seguito con dei bravi e grandi maestri. La tua prima rottura con il suono ordinario è arrivata in quel momento o sei rimasto ancora dentro il suono classicamente inteso? Quello che è successo è che pochi giorni prima di partire per l'Università della California ho avuto un'esperienza, diciamo, sensoriale molto profonda, per cui ho cominciato ad udire i suoni armonici in molti suoni che sentivo. Allora, piccola premessa, tutti i musicisti sanno che esistono gli armonici, perché di solito a pagina 2 o 3 del manuale di teoria e solfeggio vengono nominati. Certo. Però la cosa rimane lì a livello quasi di informazione e basta, nel senso che poi i musicisti ci fanno molto poco, a meno che non suonino strumenti ad arco e allora possono prendere una nota come armonico o come nota reale. Allora, per una di quelle coincidenze, che poi non sono coincidenze,
appena arrivato all'università a San Diego, così chiacchierando, facendo conoscenza con i miei colleghi, i professori, una mia amica, una cantante, mi disse: ma tu saresti interessato a partecipare a un gruppo di ricerca su tecniche vocali estese e appunto tecniche di canto armonico? E ovviamente dissi di sì. Quello era il EVT, Extended Vocal Techniques Group. Sì. E essenzialmente quello che facevamo, dunque avevamo a disposizione un nastro, perché allora ancora non c'era, sono digitale, parlo del 72, certo. Un nastro di un pastore mongolo che cantava appunto con un canto di pastori mongoli, e cercavamo di riprodurre questa tecnica senza avere peraltro nessun aiuto, nessun insegnamento da nessuno. E ci siamo riusciti abbastanza. Allora ci abbiamo messo un paio di mesi. Adesso è possibile apprendere questa cosa anche in un pomeriggio, insomma in un seminario, in un workshop o qualcosa del genere. Non parlerei di rottura, nel senso che sì, è vero, all'inizio il contatto con i suoni della serie armonica è stato sì, diciamo un po' di rottura, nel senso che si tratta di intervalli diversi dal nostro sistema temperato, per cui ricordo ad esempio che per un certo periodo non ascoltavo più esecuzioni discografiche anche di prestigiose, come poteva essere la Filarmonia di Berlino, di Los Angeles. Perché? Perché mi sembravano stonate. Poi però a poco questo mi ha consentito di inglobare percezioni diverse. Adesso devo dire che non mi dà alcun fastidio, nel senso che va bene qualsiasi tipo di intonazione purché sia coerente con se stessa. Certo. Adesso sei arrivato ad un'amalgama includente, diciamo, tutte le sonorità. Sì, voglio dire nel senso che, come sai, esistono innumerevoli tipi di intonazione nel mondo. Certo. E nel, sì. Tempo, e nel tempo anche. E non è che ci sia uno più giusto o uno più sbagliato degli altri. Servono tutti allo scopo per cui furono create. È vero che i suoni armonici sono più naturali, tra virgolette, perché si ritrovano in natura, ma questo poi provoca altri problemi dal punto di vista compositivo. Quindi sì, si tratta di una scelta che si fa volta per volta. Certo. Che cosa mi dici del gruppo Prima Materia, che hai fondato nel 1973 in Italia? Sì, in realtà era il 72. Era il 72. 72. Sì, nel senso che successe questo, che all'Università di California c'era, diciamo che San Diego era un centro molto importante di musica contemporanea. Quando dico musica contemporanea intendo musica contemporanea strutturalista, dura e pura, per così dire, e quindi anche queste tecniche vocali venivano trattate come novità da sfruttare poi nella composizione, nell'esecuzione di musica contemporanea. Per me la cosa non stava in quei termini, nel senso che mi rendevo conto che il contatto con la serie degli armonici era qualcosa che andava molto oltre una prospettiva di musica contemporanea. Mi riportava appunto in una dimensione, sempre tra virgolette, naturale, e mi portava a un altro tipo di musica. A un altro tipo di musica, posso definire genericamente più meditativo, più o meno meno strutturalista, per l'appunto, e quindi fondare il gruppo Prima Materia. Certo. Il nome stesso, insomma, doveva indicare un po' alcune cose, non so se rendo l'idea. Sì, diciamo che eri pervenuto a una visione più
completa e cosmica, forse se vogliamo, dell'uomo nell'universo sonoro, ecco. Sì, quindi... non in linea con la maggior parte della musica contemporanea che si produceva allora. Certo. Mi piacciono molto due tue affermazioni che ho ascoltato a una videoconferenza, a una conferenza che hai fatto sul convegno annuale che si fa sulla voce, che ho ascoltato con attenzione, e dove hai affermato che ciascun intervallo sonoro porta al suo interno un'informazione precisa. Ed inoltre hai detto che l'intervallo musicale è uguale a un differenziale di energia. E sono due affermazioni che mi piacciono molto e che sento anche mie. Quanto un intervallo fra due note può essere diverso, se variano anche di pochissimo gli hertz? È suonato diverso, è pensato diverso, è sentito diverso? Sì, tu in altre parole stai dicendo, se un certo intervallo, un intervallo qualsiasi che dovrebbe avere un effetto preciso è suonato, cosa succede? Questo che stai dicendo? Sì. Allora, diciamo che un intervallo musicale è proprio, è veramente, scusami, Sì. Una manifestazione di energia, nel senso che la differenza di potenziale tra i due membri dell'intervallo genera energia. Non a caso si parla in musica, anche nello studio dell'armonia classica, di tensioni intervallari, di tensioni tra i membri di un intervallo. Allora, sappiamo che nella vita reale gli intervalli non sempre sono intonati secondo qualsiasi sistema di intonazione. Se andiamo a misurare un'esecuzione orchestrale, anche di orchestre appunto di grande livello e così via, notiamo che ci sono variazioni rispetto al sistema di intonazione usato. Allora, la maggior parte di queste variazioni non sono quasi percepibili, perché l'orecchio ha una capacità di risoluzione molto alta, che però arriva fino a un certo punto. Poi dipende anche dal livello dell'orecchio di chi ascolta, ovviamente. Da un altro punto di vista, minime variazioni in un intervallo che possono generare i cosiddetti battimenti, che è un fenomeno acustico che io trovo interessantissimo, in realtà possono rendere anche più interessanti le cose, perché molti fenomeni acustici generano vere e proprie illusioni acustiche, si crea una musica virtuale. Molti pezzi di musica contemporanea sono scritti usando proprio i battimenti come parti integranti della composizione. Penso a musicisti come Ligeti, per esempio, che hanno fatto della microintonazione un tratto stilistico, posso chiamarla una determinante di stile. Quindi, voglio dire, tutto questo per dire che una cosa è la teoria per cui i suoni sono precisi e intonati in un certo modo, una cosa è la pratica, che è uno stato di continuo movimento. Sì. Mi viene in mente anche la musica indiana, che so che tu hai approfondito, che appunto utilizza il microtono proprio perché c'è questo differenziale di energia che cambia, se cambia anche, varia anche leggerissimamente uno dei due membri dell'intervallo, come hai detto tu, come li hai chiamati tu. Bene, la musica indiana, ad esempio, come in altre musiche del mondo, nel nostro sistema temperato noi abbiamo una terza maggiore e basta, una terza minore e basta. Nella musica indiana possono esserci vari tipi di terza maggiore e di terza minore, ciascuno dei quali corrisponde a un rasa, cioè un tipo di sentimento diverso. Nelle tue conferenze e nei convegni hai parlato spesso del principio della convergenza armonica. Puoi spiegare con un esempio banale o in termini semplici
di che cosa si tratta, brevemente anche. Sì, allora, non è una cosa semplicissima la convergenza armonica, comunque si per tratta di questo. Ti chiedo l'esempio semplice, proprio perché magari riusciamo a capire meglio. Certo. Allora, ammettiamo che io e te cantiamo insieme usando le tecniche del canto armonico sulla stessa fondamentale. Se siamo sulla stessa fondamentale, emetteremo armonici che o coincidono direttamente oppure non coincidono perché sono diversi, tuttavia rientrano entrambi nella stessa serie. Mi spiego? Sì. Cioè, esempio, io sto su un Do e tu stai su questo Do. Con le tecniche del canto armonico riusciamo a produrre e a percepire armonici nella serie armonica sul Do. Mi, Sol, Si bemolle, Do, Re e così via. Allora, a seconda di come ci muoviamo, questi armonici possono toccarsi, possono coincidere oppure no. Sì. Quando coincidono si sente qualcosa. Cosa si sente? È un po' una sorta di diciamo che il pensiero tende a fermarsi un pochino, poi tornerò sopra questa cosa. Quando gli armonici non coincidono, però appartengono alla stessa serie, comunque c'è un effetto di eufonia, cioè suona bene per così dire, ok? Oh, cosa succede quando ci intoniamo su due fondamentali diversi? Ad esempio, io sto sul Do e tu stai su Mi, una terza maggiore sopra. Alcuni armonici saranno in forte conflitto tra di loro. Per esempio, io posso prendere un Sol come armonico, come sesto armonico sul mio Do, e tu puoi prendere un Sol diesis come quinto armonico sul tuo Mi naturale, e saranno piuttosto in conflitto, giusto? Sì. Cioè, una forte dissonanza, chiamiamola così. Oppure possiamo anche trovare armonici comuni. Per esempio, se io prendo un Re come nono armonico e tu prendi un Re come settimo armonico sulla tua fondamentale, questa è la convergenza armonica. Che è un principio molto importante, perché veramente la convergenza produce degli effetti molto forti, soprattutto tende a fermare quello che si suole chiamare il dialogo mentale, no? Questo, nel senso che si raggiungono molto più facilmente effetti ritmi cerebrali come alfa e a volte persino il teta. Per cui un alto tasso di convergenza armonica, sia a livello di composizione che di esecuzione o di improvvisazione, è una cosa piuttosto desiderabile, accresce l'informazione, diciamo così, della musica. Certo. Un'altra tua affermazione che mi ha colpito è che la voce sia uno strumento imperfetto. Per te esiste il suono perfetto o la musica perfetta? Esistono? Dalle tue premesse probabilmente la risposta è no. Però dimmi la tua idea. Ma mi viene da fare un po' un discorso platonico, no? Come se ci ricordiamo, per Platone esiste il mondo degli archetipi, l'iperuranio, in cui è il mondo delle essenze, queste essenze sono perfette. Poi il mondo degli esseri umani è un mondo un po' meno perfetto, per cui nell'iperuranio c'è la cavallinità, l'essenza del cavallo, però poi i singoli cavalli che esistono al mondo divergono un pochino da questa perfezione. Dipende un po' dal tipo di perfezione che vogliamo ottenere in musica. A volte, cioè, diciamo che qualsiasi esecuzione è comunque un'approssimazione. Può essere un'approssimazione molto, molto, molto vicina, ma pur sempre un'approssimazione. Quando dico che la voce non è uno strumento perfetto,
che fanno parte dell'essenza della voce, certe cose come ad esempio un movimento, un po' di vibrato, cose di questo tipo, che certe volte sono, che comunque sono misurabili e che contribuiscono in realtà proprio alla ricchezza e anche all'interesse di questi suoni. Per cui io non mi preoccuperei tanto della perfezione del suono, è qualcosa a cui bisogna tendere, però poi ci arriviamo o non ci arriviamo, mi sembra un po' marginale. Ecco. Diciamo che per riassumere potremmo mirarla, è una meta a cui tendere e a cui non arrivare, ma questo aiuta un po' a fare meglio le cose, forse potrebbe essere così riassunta con un'immagine come questa. Beh, c'è una frase di Jung, Carl Jung, sì, che mi fece conoscere, lo citava sempre uno dei miei maestri più grandi, cioè William Oliver Smith, clarinettista e compositore. E questa frase recita così: vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Chiamato oppure non chiamato, Dio ti assiste. Sì. Passiamo ad un'altra domanda. Allora, non vorrei parlare del temperamento equabile, ma perché magari mi servirebbe solo introdurre la domanda. Quando si è attuato per avere degli intervalli certi ed uguali, per favorire un linguaggio musicale identico, quindi permettere l'esecuzione dei brani. Ed è una cosa avvenuta, diciamo, recentemente rispetto alla storia musicale. Nelle tue conferenze comunichi che grazie a questo si è perso però un senso originario, primordiale, atavico, diremo, del suono. Quindi ti chiedo, quando riprendi in mano il clarinetto o un pianoforte, che sono per natura, diciamo, strumenti costruiti in maniera temperata, e per suonare uno spartito di musica classica, quindi molto fissato, diciamo, nell'esecuzione, come ti poni come musicista, come esecutore di quel brano? Allora, il temperamento equabile è stato un evento di portata veramente enorme nella storia della musica. A mio avviso si può anche dire che nel mondo dei suoni il temperamento equabile corrisponde a quella che è stata la rivoluzione industriale su un altro piano, nel bene e nel male ovviamente. Allora, il temperamento equabile ha consentito la creazione di musiche che poi tutto sommato non sono nemmeno tanto male, parlo dei capolavori della musica classica dell'Occidente. Quello che si è perso è una cosa quello che i greci chiamavano ethos in musica e che si può chiamare la capacità della musica, cioè alla fin fine degli intervalli, di comunicare sentimenti in modo preciso. Ad esempio, l'idea base della musica indiana, come sai, è che se l'esecutore è bravo, riesce con intervalli giusti, intonati precisamente e così via, a veicolare questi ras, appunto questi sentimenti in modo molto preciso. Questo a poco si è andato erodendo nella musica dell'Occidente e questa secondo me è la ragione per cui la musica del Novecento è andata sempre più lontano dall'espressione dei sentimenti. Non è un caso che se tu vai a un concerto di musica contemporanea e scorri i titoli, trovi titoli sempre più astratti, che si riferiscono ad esempio a fenomeni geometrici, matematici e cose di questo tipo. Io dico sempre scherzando che nessun compositore contemporaneo dedica un pezzo alla propria fidanzata. Ora, non è che questo sia necessariamente un male, diciamo che si allontana molto, sempre di più, da quella che è la norma naturale che è nella serie degli armonici. In questo senso la dodecafonia, il metodo di composizione di Schoenberg, è una forte violazione
della norma. Allora, cosa mi accade quando eseguo un pezzo di musica classica? Quando ti appena lo spartito, diciamo così, o dovresti farlo, insomma, o con uno strumento costruito in maniera non variabile, ecco. Beh, non è che ci si possa fare molto, cioè mi adeguo a quel sistema di intonazione usato in quel pezzo, ripeto, fa bene anche quello. Ci sono alcuni pezzi di musica classica che si possono anche seguire in temperamenti diversi, o altri no. Poi sappiamo benissimo che nella pratica, per esempio in un quartetto d'archi, in genere la sensibile viene suonata un po' più acuta e così via. In altre parole, ci sono delle deviazioni rispetto al temperamento equabile che vanno più nel senso della serie dei suoni armonici. Perché? Perché i musicisti pensano all'intervallo in modo diverso. Tra l'altro, questa è una cosa interessante, in realtà l'orecchio agisce come una sorta di computer, nel senso che qualsiasi suono che ascolta, questo suono viene filtrato, per così dire, e viene riportato nei suoi intervalli naturali. Questa è un'ipotesi molto interessante, non mia. Di Alfredo Matisse, di Tomatisse anche, no? Il filtro dell'orecchio. Sì. Comunque, su un terreno più strettamente musicale, mi riferivo al fatto che non è un caso che mentre un concerto di musica indiana può durare anche 2, 3, 4 ore, almeno ne ho sentiti di quella durata, un pezzo la musica occidentale in genere non va oltre una certa durata. E secondo questa teoria ciò accade perché l'orecchio si affatica cercando di tradurre i suoni temperati in suoni armonici e quindi dopo un certo punto non ce la fa. Sì. Visto che rimaniamo in questo tema e anche rimaniamo un po' indietro nel tempo, vorrei parlare di Pitagora, che aveva teorizzato la teoria delle sfere, no? E quindi anche un rapporto, diciamo, perfetto tra i suoni. Analogamente in India, e in un periodo ancora forse più antico, anzi sicuramente di Pitagora, qualcuno scrisse e teorizzò con dei trattati anche proprio abbastanza approfonditi che il suono permea tutto il creato. Mi viene da pensare che giriamo intorno ai concetti da 2000 anni e forse più e poi torniamo sempre lì, all'origine e a un tempo molto molto antico. Come mai secondo te l'uomo alla fine deve tornare alla sua parte più originaria, più antica, per trovare un fondamento? Ma secondo me perché esiste un isomorfismo, cioè un'identità di forma tra il nostro corpo, anche il modo in cui funziona il nostro cervello e alcune norme naturali, cioè leggi musica delle sfere, per cui noi possiamo allontanarci da tutto questo, però fino a un certo punto, poi si finisce per ritornarli. Voglio dire, è un po' una tendenza innata quella di accordarsi, direi così, di intonarsi, no? E quando ci si accorda, ci si intona, tanto vale intonarsi ad una norma cosmica, ad una norma, certo, di questo tipo. E per rimanere sempre un po' in questo ambito, l'ultima domanda che ti faccio un po' sul suono non proprio recente e che riprende un po' quello che tu hai detto sulla perdita, no, del suono primordiale, vorrei sapere cosa pensi del gregoriano, un canto che viene definito per l'appunto in armonia con la natura. Cosa,
cosa mi puoi dire? Ma guarda, dietro tra noi non è che ti posso dire tantissimo, perché non conosco benissimo il canto gregoriano. E questa è sicuramente una mia lacuna. E non è che mi faccia impazzire ascoltare il canto gregoriano, ecco. Ripeto, non sono orgoglioso di tutto questo, però trovo molto più interessante, che so, il canto vedico del canto gregoriano, da un punto di vista strettamente musicale. Nel senso che il canto gregoriano si muove in un ambito molto, molto, molto ristretto. Il che va bene, per carità, non c'è nulla di male in questo, però forse non corrisponde tanto a quella che è la mia natura musicale, ecco, tutto qui. Certo. Ecco, posso dire una cosa, che ad esempio in anni recenti sono stati fatti tentativi, anche discografici, oltre che di esecuzione in concerto, di eseguire il canto di unire insieme canto gregoriano e musica indiana. Cose di questo tipo, e secondo me sono tutto quello che ho sentito mi sembra veramente molto molto poco riuscito, se non altro per una cosa molto semplice, che come sai nella musica indiana intervalli in una scala vengono approcciati col mindi, in una specie di glissando, sì. No? Sì. Mentre il canto gregoriano, come si sente normalmente, perlomeno, ripeto, non sono un esperto, ha già questa divisione scalare molto netta, sono dei gradini netti e non dei gradini digradanti l'uno nell'altro, il che è proprio uno dei punti di differenza forte tra l'Occidente e l'Oriente. Sì, diciamo che forse un punto in comune che io vedo è il fatto di utilizzare comunque una linea melodica. E quindi non utilizzare l'armonia, no? Questo forse è un punto d'unione che hanno questi due tipi di canto. Però, certo, sì, richiede studi molto approfonditi anche per poter fare un lavoro di questo tipo. Sì, e sì. Quindi non è questa forse la sede adatta. E allora, scusami una cosa. Dimmi. Ogni tanto si sente un'esecuzione di canto gregoriano in cui vengono messi in rilievo gli armonici, con le vecchie del canto armonico, penso a Yegor Reshnikov, per esempio. Ecco, devo dire che qui non mi pare insomma più interessante, ma sicuramente si tratta di un fatto caratteriale, nel senso che il canto gregoriano, pure e semplice, non fa per me tutto qui. Ok. E andiamo a parlare di una cosa attinente, diciamo così, alla vibrazione e al suono della musica. Molti medici portano la musica negli studi e anche nelle sale operatorie, e di recente addirittura un pianista ha suonato durante una difficile operazione chirurgica di asportazione di un pezzo del cervello di un bambino, e il pianoforte era addirittura proprio in sala operatoria. E quindi diciamo che la medicina si sta accorgendo che la musica ha un significato di guarigione profondo. Tuttavia, io penso che molti ancora siano a livello di pensare che la musica rilassa la mente, e invece io so che la musica, e tu me lo hai testimoniato anche oggi, è vibrazione, no? Perché è una vibrazione e risuona con le nostre cellule del nostro corpo, che normalmente vibrano anche esse. Spesso hai citato l'omeopatia e la parcellizzazione come la parcellizzazione sonora, e quindi l'armonico, abbia un principio simile al frazionamento omeopatico delle sostanze. Puoi chiarire meglio questo tuo concetto? Sì, allora, innanzitutto comincerei con sfatare un luogo comune che riguarda il canto armonico. In genere quando dice a qualcuno ma io faccio canto armonico, gli dicono è bellissimo perché rilassa. Allora, nella mia esperienza il canto armonico non rilassa proprio per niente. Anzi, mette in uno stato, non di agitazione, intendiamoci, però di alertness, come posso dire, di
attenzione, non mi viene il termine, però hai capito, no? Sì. Di uno stato di acutezza, sì, mentale, ecco, di questo tipo. Affinamento. Come? Affinamento, una sorta, sì, di... Sì, è un'attivazione in realtà, è un'attivazione, certo. Allora, se vogliamo trovare un principio terapeutico nella musica, meglio ancora nel suono, lo ritroviamo nella capacità da parte dei suoni di orientare e di cambiare la materia. Ad esempio, mi riferisco al primo che ha dimostrato questa cosa, cioè Ernst Chladni. Chladni è un fisico viennese che nacque l'anno della nascita di Mozart, 756, e morì l'anno della morte di Beethoven, 827, il che mi sembra molto simbolico. E di lui si ricordano questi esperimenti, le cosiddette forme di Chladni. Cosa faceva Chladni? Prendeva della lematura di ferro, della sabbia, la disponeva su una lassa di metallo o di vetro, metteva in vibrazione questa lassa, ad esempio con un archetto di violino o di violoncello, e vedeva che queste particelle si disponevano secondo forme regolari. Forme regolari che ricordano molto, anche a un non iniziato, un inesperto, i cosiddetti mandala indiani, cioè delle forme regolari. Sono bellissimi, perché ho visto qualche video con questi esperimenti, sono veramente una cosa fantastica. Sì, in altre parole, ogni suono ha la sua forma. E secondo me questo è veramente il principio da seguire, detto da un non terapeuta, perché essenzialmente io non sono un terapeuta. Credo di saper riconoscere dei principi di tipo terapeutico quando mi si presentano, però mi considero un musicista, il che vuol dire che in realtà i musicisti hanno anche una forte responsabilità sul mondo, perché la musica letteralmente crea, modifica la materia. E quando gli indiani dicevano nada brahma, l'universo è suono, secondo me intendevano qualcosa di questo tipo. Esattamente, un concetto molto importante. Se vogliamo parlare di omeopatia, anche qui siamo sul terreno di analogie che possono essere più o meno attendibili, ma visto che l'omeopatia si occupa di cose molto piccole, no? Se parliamo di diluzioni omeopatiche, anche se parliamo di intonazione, anche qui abbiamo a che fare con minime deviazioni rispetto al sistema di intonazione che viene usato. Quindi certo, le analogie ci sono, si tratta poi di fare diventare qualche cosa di operativo, no? Qualche cosa di capirci un po' di più e di applicarle di più e meglio. Certo. È per questo che io tra l'altro, quando sento parlare di musicoterapia, mi verrebbe da dire, io vorrei sentir parlare di suonoterapia, perché secondo me nel suono vi sono i principi attivi. E facendo un'analogia con la medicina, la musica è cultura, quindi possono essere pezzi molto molto belli che però si rivolgono, cioè hanno un esito diverso, non so se mi spiego. Sì, è un esito estetico. Un esito estetico, mentre il suono ha un esito interno, interiore, e quindi può essere molto efficace a livello di musicoterapia, hai ragione. Sì. Sei membro del Club di Budapest per il risveglio di una coscienza planetaria, il cui fondatore è il filosofo Ervin Laszlo. Cosa mi racconti di questo movimento? Come vi partecipi? Cosa mi dici? Ma
Ma io ho un'enorme stima di Laszlo, non l'ho mai conosciuto personalmente, perlomeno non ancora, ma mi piace molto questa sua creazione del Zar di Budapest. E penso che ognuno di noi vi partecipa facendo quello che fa nel modo migliore possibile. Mi ricorda un po' una volta in India. Ho conosciuto Babaji, che non era un filosofo, vabbè sì, insomma, sappiamo chi era. Sì. E quello che lui diceva, come succede spesso in queste occasioni, molti occidentali così si inginocchiavano davanti a lui, lo pregavano di tenerli con lui per sempre, devono stare lì, lasciare tutto. Cioè lui rispondeva: no, dovete tornare da dove siete venuti e fare il vostro lavoro nel migliore dei modi possibili. E questa secondo me è la risposta, anche perché dividere gli esseri umani in quelli che lavorano per un'evoluzione e quelli che lavorano in modo involutivo è una cosa, ecco, che non è evolutiva, non so se mi spiego, nel senso che ciascuno contribuisce per quello che sa, per quello che può, e a volte in maniera anche casuale, può contribuire all'involuzione e all'evoluzione. E le variabili sono tante, perché siamo miliardi, e credo che nessuno abbia la risposta in mano su come andrà a finire, ammesso che finisca tutto questo, no? Sì. Per cui siamo qui e cerchiamo di fare il nostro meglio. Certo. E, facciamo delle domande, quelle normali che fanno i giornalisti a tutti gli artisti, quindi torniamo ai progetti artistici tuoi, attuali o futuri, prossimi, insomma, quali sono? Hai dei desideri da portare a termine, delle cose che stai portando avanti, parlamene. Sì. Allora, forse il mio grande desiderio in questo momento è di andare oltre Prima Materia, perché tra quello che ho fatto, Prima Materia è quello di cui si parla di più, di cui si è parlato di più. E soltanto che tutto questo avveniva sì dal 72, 73 all'80, sono passati 40 anni più o meno. Nel frattempo io ho continuato, dal mio punto di vista, ad andare avanti, e penso che le cose che faccio adesso per il canto armonico siano molto più interessanti, non solo da un punto di vista tecnico, rispetto al lavoro con Prima Materia. Per cui mi piacerebbe che alcune di queste cose fossero pubblicate, insomma, piano piano forse lo saranno. Detto questo, io non è che lavoro esclusivamente col canto armonico, perché come dicevo prima, io posso anche scrivere un pezzo del pianoforte, mi pongo semplicemente in un'altra prospettiva. E quindi faccio musica. Ho un quartetto di jazz, insomma, lavoro come solo performance e così via, come musicisti, tra virgolette, normali. Certo, io ho visto, infatti, che hai scritto anche le musiche per un recital di Riondino, la signorina Felicita, e questo è del 2002, poi hai avuto anche altre collaborazioni con la danza, il teatro, e quindi dimmi. Scusa. No, con una compagnia che non a caso si chiama Moto Armonico, una compagnia di danza siciliana. E mi è piaciuto molto lavorare in quel modo lì. No, nel senso che va bene, perché no, cioè ogni proposta poi viene valutata, se mi piace la seguo, ecco. Poi c'è la progettazione delle varie arti, no? La parola recitata, il gesto, il suono, è tutto un armonico, è sempre bello far parte di progetti misti, almeno a me è sempre piaciuto molto. E ti faccio una domanda su un mentore,
se c'è stato, che sia stato per te preponderante o più importante? Hai un ricordo di lui o di lei? Ma senti, allora, vi sono alcuni maestri, maestri con la mia maiuscola, che ho avuto la fortuna di incontrare, e beh, mi ricordo Krishnamurti, per esempio, ho avuto la fortuna di conoscere Krishnamurti, penso a Babaji, penso a Pir Vilayat, al maestro Sufi. E poi vi sono stati dei maestri dal punto di vista musicale che hanno avuto una forte influenza su di me. Prima ho menzionato William Smith, Bill Smith. Ho avuto un contatto che molto molto forte con Charlie Mingus quando studiavo in America. E sì, forse un mentore nel tuo, beh, ma è un momento, cioè, c'è stato il contatto molto forte con Giacinto Scelsi, ecco, che forse è più vicino alla tua definizione di mentore, perché insomma, abbiamo ci siamo frequentati molto, e soprattutto appunto a livello di suono, nel senso che ad esempio con Prima Materia spesso facevamo le prove a casa sua, lui aveva molte cose da dire, ecco sì, forse Scelsi è il più adatto alla tua definizione di mentore. Sì. Ultime due domande, porta pazienza Roberto, ma abbiamo un quadro completo di te. Andiamo un po' sulla tua vita personale brevemente, chiaramente in maniera leggera. Che rapporto c'è tra la tua vita di tutti i giorni personale e il tuo modo di vivere la sonorità? Il suono ha influenzato la tua percezione della vita, il tuo modo di, il tuo quotidiano, i tuoi affetti, il tuo vivere? Guarda, io posso dire che allora, la musica, il suono per me è una passione totalizzante, il che significa che in realtà io ho sempre qualcosa in testa, cioè una parte di me segue sempre questo qualcosa anche mentre sto facendo altre cose, magari sto cucinando, e anche perché lavoro proprio così da un punto di vista di composizione. Cioè mi ripeto in mente qualche cosa all'infinito finché succede qualche cosa, finché questa immagine sonora si precisa. Quindi il rapporto è questo, è qualcosa che può piacere o meno alle persone che mi sono vicine, però è come se un po' quella è la mia vera realtà. Poi per il resto si fa la vita di tutti i giorni, e fanno le cose che si devono fare nella vita di tutti i giorni. Normalmente. Sì. E che va bene anche quello. Certo, tutto va bene. L'importante è tutto ciò che va bene sta bene, e quindi funziona. Ed ora dimmi una parola, che cosa diresti a un giovane? Poiché è una situazione piuttosto verificata e frequente oramai e da diverso tempo anche, un giovane che vorrebbe suonare in un'orchestra, studia, si laurea o si diploma, insomma adesso si laurea nel conservatorio, e dopo anche diversi anni si ritrova ancora col cappello per terra a suonare in giro per la città anche il violoncello piuttosto che il violino, quindi non solo la classica chitarra rock o pop. C'è qualcosa di incoraggiante che tu potresti dire a un giovane che intraprende questa carriera in queste difficoltà? Sì, non è facile, perché nella mia esperienza ho insegnato trainetto al conservatorio per 35 anni e ho avuto alcuni allievi veramente favolosi, pochissimi dei quali hanno poi proseguito questa carriera. Ad esempio un mio allievo, più un clarinetto dell'orchestra del Colón di Buenos Aires, però
mi ricordo anche un allievo che vinse il concorso di primo clarinetto per l'orchestra sinfonica della RAI e poco dopo l'orchestra sinfonica di Roma, come sa, venne completamente smantellata e quindi lui insomma alla fine non ha fatto questo lavoro. E questa ambivalenza fa parte un po' del sistema del conservatorio, di cui non voglio parlare più di tanto perché certo. ci porterebbe molto lontano. Da una parte, studiare al conservatorio significa veramente imbarcarsi in un sentiero che io chiamo esoterico, ma non da un punto di vista iniziatico, che è esoterico nel senso che la musica, come la musica classica, la musica colta, la musica seria, è qualcosa che è sempre più esoterico, nel senso che è qualcosa di sempre meno compreso normalmente, da quello che si vede in giro, in televisione, in radio e così via. Sono d'accordo. E purtroppo diciamo la funzione di scuole come il conservatorio, lo dice la parola stessa, è quella di conservare e tramandare delle modalità di esecuzione, delle modalità di esecuzione difficili, perché non è facile suonare bene, soprattutto musicisti classici che sono molto difficili da suonare, penso a Brahms, penso a Liszt e così via. Quello che il conservatorio non fa, e forse non può farlo proprio per la sua costituzione, è di incoraggiare a cambiare le forme della musica, nel senso che questi ragazzi imparano a suonare, alcuni imparano a suonare molto bene, e poi non trovano il contenitore per questa loro abilità acquisita. Probabilmente ci vorrebbe una scuola che incoraggiasse il cambiare le forme della musica, cioè non è detto che per chi fa il conservatorio gli sbocchi sono la carriera da solista, molto difficile, musica da camera e suonare in orchestra. Allora, non sono i soli modi possibili di far musica. E questo sta un po', chiaramente sta un po' all'allievo di cercare di andare oltre questi modi, però una scuola impostata in un modo un po' diverso, in un modo più ampio, forse potrebbe aiutare. Ecco. Mi rendo conto di non essere stato molto incoraggiante, ma... Però sei stato molto... In realtà tecnica, è una risposta tecnica e giusta, nel senso che spinge un giovane anche a essere creativo e a trovare anche da solo una strada alternativa o innovativa. Niente, ed infine ho solo l'ultima domanda, è una curiosità. Ho visto che suoni un tampora con 6 corde e volevo sapere se, dove lo hai trovato, se te lo sei fatto fare o se l'hai trovato in India. Dunque, no, non l'ho trovato in India, l'ho acquistato da una persona che vende strumenti musicali etnici, soprattutto indiani, perché lui suona anche il sitar, quindi insomma, se ne intende parecchio. E questa è una tampura che è appartenuta ad uno dei Dagar Brothers. Una tampura molto bella, 6 corde. Molto preziosa, direi. Sì, per la sì. Della Garana dei Dagar, insomma, sì, hai veramente un pezzo di storia in mano. Sì, infatti. E, è stata costruita da questo maestro liutaio, Mirage. E però devo dire, ecco, rispetto alle 6 corde, alle 4 corde o meno, in India, insomma, una volta che ero lì, insomma, ho anche suonato in questo teatro, al Tata Theater non mi ricordo se è Delhi o Bombay, comunque, sì, hanno un sotterraneo pieno di tampure di tutti i tipi, dozzine di tampure, con una corda sola, con 3 corde, con 4, con 5, con 6, con 7. E
niente, insomma, è una cosa piuttosto interessante vedere questi strumenti, non solo, ma vedere un po' la varietà di questi strumenti nell'ambito, no, dello strumento tampura. In realtà è stato standardizzato in un certo modo, ma anche lì trovi molte deviazioni da una norma costruttiva. Certo. Bene Roberto, ci salutiamo, io ti ringrazio tanto, sono sicura che hai dato un sacco di buone cose su cui pensare e riflettere a chi ci ascolterà o a chi ci leggerà.